era inventata e completamente ricostruita sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Un grande porto che ci racconta la storia delle interconnessioni globali. Non sono una semplice meta turistica, ma un luogo dove poter osservare attività umane e il progresso tecnologico che le contraddistingue. Rotterdam è la seconda città dei Paesi Bassi, dopo Amsterdam. Il fiume Nuova Mosa attraversa e divide la città in due parti. I porti mi hanno sempre incuriosito e affascinato ed è per questo che ho deciso di visitare questa città che ospita il porto più grande d'Europa. Dal 1962 al 2002 il porto di Rotterdam è stato anche il porto più trafficato del mondo, superato poi dai porti di Shanghai e di Singapore. Quel fenomeno che oggi chiamiamo globalizzazione storicamente parte da questi luoghi che realizzavano una forma di interconnessione globale. Questo quando ancora i sistemi di comunicazione moderni non esistevano, la rete internet non esisteva e con le merci si muoveva un carico di vite umane, di conoscenza, di cultura e di tradizioni che rendevano posti molto distanti tra loro idealmente un unico luogo. Oggi i trasporti marittimi sono un anello fondamentale del sistema di trasporto multimodale delle merci su cui si basa la moderna logistica. L'elemento che ha permesso di velocizzare i trasporti è il container, con il quale le merci passano agevolmente da un mezzo di trasporto ad un altro, che sia una nave, un treno, un camion o un aereo. Oggi questi innumerevoli contenitori colorati caratterizzano il panorama di un porto, assieme alle enormi gru che servono a movimentarli. Rotterdam non è stata solo un importante nodo nella rete degli scambi commerciali mondiali, ma anche un crocevia di popoli e di culture. Oggi, per il 45%, la popolazione è costituita da immigrati non europei. Lingue e culture diverse convivono in un laboratorio di identità tra i più avanzati in Europa per livello di integrazione. L'atmosfera multiculturale caratterizza Rotterdam, da sempre città aperta al mondo.
E oggi Rotterdam è una città aperta anche all'architettura e all'arte moderna. Di una semplice insalata. Io ho trovato la coppa, penso sia uguale a quella italiana. Vediamo un po'. Ci sono delle buone insalate. Questo pollo, cetriolo e un po' di pasta sotto ci sta, dai. Vediamo un po' questa. Ecco, questa ci sono le penne rigate. Questo ponte, che misura circa 800 metri, oggi è il principale attraversamento della Nuova Mosa. È stato progettato da Van Berkel, terminato nel 1996. Subito dopo l'inaugurazione manifestò problemi di oscillazioni, problema per il quale sono stati necessari alcuni interventi successivi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1940, Rotterdam è stata quasi interamente rasa al suolo dall'aviazione tedesca. Proprio per questo motivo la città ha intrapreso un percorso di rinnovamento architettonico ed urbanistico in un modo veramente coraggioso. We touch, we break, make it seem like we feel the same, we love what we have. E questo enorme edificio è una sorta di città nella città, è il più grande edificio dell'Olanda ed è stato progettato dall'architetto Kulas. Ed è veramente interessante notare come Kulas abbia risolto il problema dell'impatto di questo edificio così grande, con una serie di tagli e di sporgenze che ne alleggeriscono il profilo. E accanto al maestoso The Rotterdam, che ospita un hotel, ospita uffici, appartamenti, c'è il più piccolo KPN Telecom Building, alto 96 metri, e che è stato progettato dal nostro Renzo Piano, e che sicuramente si fa notare per la cura
dei dettagli e soprattutto per il suo profilo veramente originale. E con i suoi 160 metri di altezza, questa è la torre Mastoren, che è l'edificio più alto di Rotterdam. L'architetto Alvaro Sisa invece ha firmato questa torre, detta New Orleans. E questa torre di Norman Foster, il World Port Center, domina il porto. E qui siamo all'estremo di questa penisola sul fiume Nuova Mosa, che ospita il modernissimo quartiere Kop van Zuid. E c'è questa installazione che ci ricorda il fatto che proprio da questo punto, poco più avanti, salpavano un tempo le navi che attraversavano l'oceano e raggiungevano l'America. At least it was worth the drive.